intanto mi riferisco a lui, il senso della nazione, della, a cui hai detto Sacro d'Augusto, io lì c'è mia nipote, ho portato tutti i miei nipoti 3 volte al Re di Puglia, l'ho sentito. Il senso della nazione è ridotta lì la tomba, il monumento, una cosa allucinante, perché è un fatto privato, ma vi dico come ci considerano in Italia. Sono andato a trovare dei miei nipoti a Parigi, vicino, io stavo a Parigi e prendo un trenino per andare dove stavano i miei nipoti. Vado, sto 2 giorni, poi ritorno col trenino e sul treno avevano messo una valigia per terra e sono caduto e mi sono rotto il fegato. Dopo 2 secondi avevo vicino medico e infermiera. Il capotreno aspettate la fine, il capotreno voleva fermare il treno per portarlo al più vicino ospedale. Ho detto no, voglio andare, una volta con la Croce Rossa mi hanno portato all'ospedale pubblico, mi danno come in Italia la stanza singola, no? Tutto conforto e tutto, poi dice je fais l'opération sessuale, ho detto mamma te. La mattina non mi svegliano nemmeno e mi operano. Dopo 2 giorni dico a mia moglie, dice lei può uscire, e vado giù con la barella, dico a mia moglie vai a pagare il conto, il direttore dice rien, perché voi siete cittadini europei. Io sono rimasto così, dico ma funziona la sanità francese, e io a casa la bandiera. A questo punto qui mi sono sentito rispondere dal francese sì, perché noi lo rubiamo. Questa è la, come ci hanno ridotto la classe politica attuale. Questo è il discorso. Io quando facevo il capo segreteria al ministro, il senatore non lo ricordo, prendevo l'indennità di capo divisione, gli dicevo adesso qui siamo arrivati all'assurdo che i miei colleghi prendono 450.000 euro all'anno, e qui ce lo vado a fare tante volte al mercato, c'è la gente che raccoglie la verdura, appunto. Questo è come hanno ridotto l'Italia. Il comunista amministratore delegato della Finmeccanica, che veniva a Moretti, è andato in pensione quando l'hanno mandato, che si è preso 11 milioni di liquidazione, e qui c'è la classe italiana che sta morendo di fame. Questo è il discorso, e invece oggi ci vengono a raccontare che il PIL sta andando bene, ma ce la smettino di prenderci in giro, scusate, non questo non era.